Ciao a tutti, io sono Domenico e questo è il mio primo tutorial sull'editor di mappe di 13, ovvero un gioco del 2003 della Ubisoft dove è possibile utilizzare diciamo un editor, level editor, per creare varie mappe per il deathmatch e varie modalità per il multiplayer o anche single player. Iniziamo con creare una stanza, ok? Diciamo che andrò passo per passo senza spiegarvi le funzionalità, i vari elementi. Man mano faccio tutto direttamente, ovvero vedrete adesso che andrò a selezionare il cubo. Ecco, queste sono le forme. Ecco, vi spiegherò man mano che io andrò a fare la tale cosa. Queste sono le forme, con queste creiamo gli oggetti nella mappa. Questo è il riquadro 3D della mappa. Questo è il lato dall'alto, cioè noi vediamo dall'alto quello che succede. Questo lato laterale e questo frontale. Però io utilizzerò il lato alto, laterale e 3D. Ok, iniziamo con il cubo. Ecco, si è formato diciamo, si è creato una sottospecie di cubo che permette, come vedete anche qui nella sezione alta, di vederlo dall'alto, permette di fare una specie di selezione per le varie funzionalità che andremo a utilizzare. Ora, con il tasto destro sul cubo andiamo a selezionare i parametri delle altezza, larghezza, ok, questo. Allora, l'altezza andiamo a mettere, diciamo, facciamo un 400. Ok, adesso scusate per l'inglese che non è che lo capisco molto bene, però 500, 500. Comunque questi tre sono i parametri del cubo. Come vedete si è ingrandito. Close, ok. Ora andremo a creare una stanza. Qui ci sono quattro elementi, tra cui due ancora non ho avuto il piacere di utilizzarli e altri due che ci serviranno, che sono molto fondamentali per la creazione di stanze e vari oggetti. Ok, con questo aggiunge, cioè va a formare il cubo, però a noi ci serve un subtract, cioè dobbiamo creare il vuoto dentro, cioè adesso vi mostro subito, basta cliccarlo, ecco, si è formato una stanza. Ok, adesso come potete vedere c'è questa stanza, ecco, dove ci sono il muro e il pavimento, il tetto, tutto di una sottospecie di texture standard, cioè di default, e noi qui con la selezione Open Package su texture andremo a selezionare ad esempio 13 Amos, che è una delle principali texture del gioco, ad esempio FBI, ok, e noi cliccandoci su andremo ad applicare la texture. Ad esempio, se io clicco con il tasto sinistro, poi tengo premuto CTRL CTRL, cioè clicco da un'altra parte e fare una multiselezione. Noi andremo a selezionare adesso rapidamente, giusto come esempio, e il pavimento andremo a utilizzare questo legno. Ok, con il tasto sinistro nel campo 3D andremo a muoverci, scusate se ve lo dico in ritardo. Col tasto destro andiamo a, diciamo, a vedere la visuale del campo. Con tutti e due i tasti insieme andremo a salire e a scendere nel punto in cui ci troviamo. Stessa cosa qui. Tasto sinistro muove il campo, col destro qui lo fa pure, però ci saranno altre funzionalità,
nei prossimi video, che adesso non vi spiegherò. Ok, noi adesso andiamo a inserire col tasto destro sul pavimento Add player start here, che vuol dire aggiungiamo dove il personaggio andrà a iniziare il livello. Ecco, come potete vedere è qui. Dall'alto andremo meglio. Ok, se teniamo premuto CTRL e teniamo, poi premiamo col mouse e trasciniamo, andiamo a spostare l'oggetto selezionato. Ora noi lo posizioniamo al centro. Ecco, perché magari nel 3D non è che si vede bene la prospettiva, quindi è meglio utilizzare questi campi più geometrici, in modo che si va, ecco, con questo anche CTRL il sinistro, andiamo a spostarlo, diciamo, salendolo o scendendolo. Noi lo posizioniamo precisamente, essendo che il giocatore, diciamo, il campo del giocatore adesso qui non è che si regola molto. Ok, adesso se andiamo qui, Build Hall andrà a generare un rendering della mappa del gioco. Come potete vedere è buia. Noi dovremmo fare Edit, no, View, Level Properties, Zone Light e qui Ambient Brightness. Brightness, andremo a aumentare la luminosità di quanto noi vogliamo della mappa generale. Ok, io faccio il centro, adesso vado di nuovo a renderizzare. Come vedete si è illuminata di più il campo della mappa. Ok, adesso andremo a inserire una luce perché possiamo anche aggiungere delle luci specifiche per illuminare un determinato oggetto oppure una determinata stanza, per dargli più realismo alla luminosità della zona. Adesso facciamo così, andiamo a renderizzare. Ecco, come vedete si è illuminata di più la zona della mappa. Ok, premendo questo tasto andiamo a testare la mappa che abbiamo appena fatto. Ora qua a caricare. Ok, ora siamo dentro il gioco. Come potete vedere la stanza è questa qui, l'abbiamo appena creata. Ovviamente non possiamo fare niente per non saltare intorno. Ok, per uscire io devo fare un'uscita forzata, perché non mi fa uscire proprio dal gioco manualmente, quindi devo fare un'uscita forzata del gioco per poter tornare nell'editor. Questo succede quando il gioco è diciamo impostato in single player. Ecco qui level info, qui sotto ci dice default game type, cioè qui dobbiamo inserire la modalità del gioco, tipo se cattura la bandiera c'è un nome specifico per poter fare quella modalità, se vogliamo fare deathmatch basta che adesso non ce l'ho a portata di mano, andrò a vedere meglio fuori dal video per poi inserirlo nella seconda parte e mostrarvelo. Per il momento è tutto, lo so, per adesso diciamo è stata breve, una breve introduzione. Vi faccio giusto un campo visivo dell'editor. Qui abbiamo texture, dove selezioniamo le texture, actor classes, che sono alcuni elementi del gioco, ad esempio come noi abbiamo inserito il giocatore, oppure la luce, li troveremo anche qui, e anche altre funzionalità, ad esempio le armi e varietà del gioco. Poi queste sono solo animazioni, non credo servano. Ecco, questo qui no. Static meshes invece sono gli oggetti che potremmo inserire nel gioco. Ad esempio, ora facciamo una cosa veloce, giusto per dare qualcosa in più al primo tutorial. Ecco, noi selezioniamo, basta solo un click,
che poi automaticamente quando noi andremo a fare il tasto destro sul pavimento, qui dice Add Static Meshes, che sono questi qui, Static Explosives, Bidon Explosive, questo qui che ho selezionato. Quindi lo andiamo a cliccare, ecco, e si è inserito l'oggetto del gioco dove noi lo andremo a posizionare nella mappa con Ctrl, e per salirlo basta fare Ctrl e tutti e due i tasti del mouse, il sinistro e il destro, e andiamo verso su o verso giù. Ok, in questo caso non so se l'ho messo preciso, ma ci sono funzionalità maggiori per poterlo spostare precisamente. Allora, movement, location, il Z, cioè la Z, parlando in italiano. Se noi andiamo a fare 2, ecco qui si è spostato, quindi noi dobbiamo mettere di più, ad esempio 7. Ok, piano piano si sta spostando, basta mettere dei numeri, ecco, se vogliamo fare le cose proprio precise. E così facendo abbiamo l'elemento in mappa, che in questo caso è un barile esplosivo. Ok, per il momento è questo, poi qui si salva, ad esempio noi andiamo a salvarlo. Io ho proprio una cartella. Dov'è? Ok, qui andiamo a chiamarla tutorial. Ok, continueremo nella prossima parte per spiegare ulteriori comandi per poter proseguire con il tutorial. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao.